Dall'alto della sua esperienza, quali sono le qualità principali che un giovane allenatore deve acquisire per arrivare al successo? Sono tante, e non tutte hanno a che fare con la competenza tecnica, perché se no basterebbe leggere tanti libri e documentarsi e allora sarebbe semplice. In realtà, per essere un buon allenatore, giovane o meno giovane, la qualità più grande, a mio parere, è quella di saper entrare nella testa dei giocatori, nella testa delle persone. Come si motiva un gruppo per portarlo a vincere tutto ed arrivare a giocare 3 finali di Champions League di fila? Come si motiva? Io ti dico la mia esperienza, è stata che sono andato ad allenare la Juventus nel 94-95, io non avevo mai allenato una grande squadra, perciò non conoscevo la psicologia della grande squadra, né da calciatore né da allenatore. E perciò ho passato un'estate intera a domandarmi come mi sarei dovuto comportare, cosa avrei dovuto fare, insomma. E poi ho preso una decisione storica e ho detto, sai cosa c'è, io mi presento a allenare la Juventus e faccio le stesse cose che ho fatto tutta la mia carriera. E ho trovato un ambiente che aveva una voglia di apprendere, una voglia di partecipare enorme. E in poco tempo abbiamo creato un gruppo con grande senso di appartenenza, con grande compattezza morale. Le qualità tecniche c'erano e abbiamo cominciato a vincere. Questa sensazione unita alla crescita della squadra, cosa che dava la sensazione che piano piano stava nascendo una squadra forte, importante, anche tecnicamente, hanno fatto sì che il primo anno abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo fatto una finale di Coppa UEFA, il secondo anno abbiamo vinto la Champions League, abbiamo vinto la Coppa Intercontinentale. Per vincere il primo anno era stato importante quello che ho detto prima, il secondo anno gli altri non avrebbero più fatto in maniera che vincesse ancora la Juventus, avrebbero cercato di fare il possibile per vincere loro. E allora se l'anno scorso avevano dato il 100% per vincere, quest'anno non bastava più, ci voleva il 120, il 130 e così via, il terzo e il quarto anno. Però tu, allora a quel punto lì subentra, diventa determinante l'intelligenza delle persone. I giocatori che ho avuto io erano tutti persone molto intelligenti, di grandi qualità morali e tecniche, e perciò abbiamo vinto, praticamente abbiamo vinto, in 8 anni abbiamo vinto 5 scudetti, abbiamo fatto 4 finali di Champions, 3 delle quali consecutive, abbiamo vinto coppette, tutte le coppe che c'erano. È stata una cavalcata veramente bella. Mister, chi erano i leader silenziosi della sua Juventus? I leader sono determinanti. Molto spesso vengono confusi con i galli nel pollaio, no? Si dice sono troppi galli nel pollaio. I galli nel pollaio sono negativi, sono nocivi. I leader, più ce n'hai e meglio è. Allora, prima di tutto per quanto riguarda i leader bisogna dire che nessuno decide chi è il leader, nessuno è in grado di decidere tu sei leader. Il leader nasce nella quotidianità del lavoro e ci sono diversi tipi di leader, c'è il leader carismatico, c'è la persona che è sempre capace dall'alto della sua personalità di dire una cosa bella a un compagno, un incoraggiamento, una pacca sulle spalle, c'è il leader d'esempio, che per esempio un trascinatore in campo come era Antonio Conte, che in allenamento e in partita era uno che dava sempre la sensazione di trascinarsi tutti sulle spalle e portarli a raggiungere l'obiettivo. Oppure c'era il leader tecnico come Del Piero, che non era un gran parlatore, però aveva dei gesti tecnici che erano di esempio con gli altri. Chi è stato il suo sogno proibito del mercato durante entrambe le sue esperienze juventine? No, non ci sono mai stati. Io ho avuto dei grandi calciatori, grandissimi, a partire dalla prima esperienza, ti parlo di Vialli, ti parlo di Baggio, di Del Piero, di Ferrara, di Montero, che erano tutti leader in un certo senso, tutti grandi calciatori. Poi dopo, essendo stato 8 anni, non so se vi ricordate, ma ogni anno in quel periodo la Juventus alla fine dell'anno vendeva i migliori calciatori e poi dopo però ne comprava degli altri tanto bravi. E continuava a vincere. Ma il segreto qual era? Non era tanto nella bravura del giocatore che andava via o che poi compravamo dopo. Era nello zoccolo duro
che rimaneva sempre lì, e cioè i vari Ferrara, i vari Montero, Tacchinardi, Di Livio, Torricelli, che apparentemente possono sembrare non fuoriclasse, ma invece erano dei fuoriclasse veri sul campo. Perché? Perché erano un esempio per tutti, soprattutto per chi arrivava alla Juventus e vedeva lavorare questi giocatori e diceva: porca miseria, se questi lavorano così e hanno già vinto campionato, coppa e tutto, abbiamo capito perché vince la Juventus. E poi perché sono venuti altri giocatori, come per esempio è arrivato Zidane, è arrivato Nedved, sono arrivati Boxic, insomma tutti i grandi calciatori. Per ruolo, quali sono i giocatori più forti che ha mai allenato? Ma io, tutti quelli che ti ho detto adesso, fare una formazione ideale dei miei 8 anni di Juventus significherebbe lasciare fuori qualcuno. Invece io te l'ho elencati tutti, e la cosa bella, sai qual è? È che anche questo è sempre un grande merito dell'allenatore, di far sentire tutti importanti, tutti partecipi ad un progetto. Poi, tornando al discorso di prima dei leader, sono i giocatori stessi che capiscono che ci sono dei giocatori più forti e più importanti e altri meno. Secondo lei, quali sono i giovani italiani under 23 più promettenti del panorama attuale? Ce ne sono tanti, a partire dagli attaccanti, e anche qui dicendoli, può darsi che me ne dimentichi qualcuno, però Chiesa, l'ultimo 19enne romanista è Zaniolo, Pellegrini, Cristante, ce ne sono, adesso magari qualcuno me lo dimentico, Kin, quello della Juventus, anche lui ha 19 anni, e questo a testimonianza che a volte è anche una questione di casualità, no? Perché per esempio parecchi anni fa, periodo in cui c'erano tantissimi stranieri in Italia, ma mai quanti come adesso, e tutti erano preoccupati, perché e invece sono venuti fuori Montella, i Totti, Del Piero, in un periodo che c'era tanti stranieri, e quando si parla di stranieri quasi sempre prevalentemente sono attaccanti, no? Qual è secondo lei la squadra favorita per vincere la Champions League? Senza voler dire una squadra, no? Io fino a 3-4 anni fa dicevo che purtroppo ancora prima della Juventus vedeva ancora Barcellona, Real Madrid e altre 2-3 squadre, fino a 2-3 anni fa c'era il Bayern, e subito dopo vedevo la Juventus. Adesso la Juventus è cresciuta tanto, e adesso quando mi chiedono la metto nel gruppetto del 3-4, però uscirà da una di queste 3-4, non mi sento di dire, è chiaro che la speranza sarebbe che vincesse una squadra, però non mi sento di dire sì, quest'anno è l'anno giusto. Quali allenatori preferisce in Europa e in quali di questi si rivede di più? Ma io mi rivedo un po', l'ho detto tante volte, per una serie di circostanze, in Massimiliano Allegri, perché prima di tutto la toscanità, diciamo, lui è di Livorno, io di qua. Poi lui è andato a 46 anni al Milan, e cioè in una grande squadra, ha vinto il campionato, io a 46 anni sono andato alla Juventus e ho vinto il campionato. Poi onestamente, ecco, dicendo questo non è che voglio fare un complimento a me, ma lo voglio fare a Max, e diciamo che c'è una certa similitudine nell'atteggiamento in panchina, anche a me piace come a lui cambiare atteggiamento tattico, sostituire, cambiare metodo, stravolgere magari, perché mi accorgo che così non si riesce a fare cambiare atteggiamento, ecco, questo abbiamo più o meno le stesse caratteristiche e un po' mi rivedo in lui. Vedo una crescita nel movimento calcistico cinese? E se sì o se no, quali step mancano alla Cina per arrivare a affacciarsi nell'elite del calcio mondiale? Manca una serie infinita. La crescita c'è stata. La crescita c'è stata. Io ho lavorato in Cina 7 anni. Però nella squadra di club c'erano 4 extracomunitari. E quasi tutti i brasiliani, argentini, cioè grandi giocatori che facevano nettamente la differenza. La nazionale è un'altra cosa, la nazionale soffre maledettamente di una modesta competitività del campionato, perciò il campionato per i giocatori cinesi non è allenante, e quando tu vai a misurarti con le squadre avversarie, anche a livello asiatico, che ce ne sono di alto livello, per esempio la Corea del Sud, l'Australia, l'Iran, il Giappone, sono le 4 squadre migliori,
quando vai a giocare con loro ti vedi la differenza, sia fisica che tecnica che di mestiere, perché tra di loro nel loro campionato ci sono una competitività nettamente superiore, perciò il campionato cinese è poco allenante. Un'icona ricorrente nella sua carriera è stata sicuramente Fabio Cannavaro. Secondo lei, in cosa è cresciuto di più in questi ultimi 10 anni l'ex difensore durante la transizione da calciatore ad allenatore? Allora, ci sono dei giocatori che dall'alto della loro esperienza, della loro capacità, del loro carisma, della loro personalità, capisci già che appena smetteranno di calcio diventeranno dei punti di riferimento per il gruppo nel quale lavorano, che poi facciano allenatore o direttore generale o direttore tecnico, non è importante. Ma chiunque vada a guidare un gruppo di lavoro nel calcio, capisci subito che quelle sono le persone giuste. Lui ha cominciato a fare allenatore, è venuto a allenare una squadra di Serie A in Cina, mi pensavo a quale squadra era, Tianjin Quanjiang si chiama. E poi dopo, quando io ho smesso di giocare, di allenare, che sono venuto via, ho detto alla società: guardate, io non voglio più fare l'allenatore, voglio tornare a casa dopo 3 anni e mezzo, e se volete io rimango ma non faccio più l'allenatore. Prendiamo Cannavaro, fa l'allenatore e io faccio il direttore tecnico. Così abbiamo fatto, lui ha cominciato e io ho già approfittato subito di non andare in ritiro con la squadra a fare la preparazione atletica. Vi raggiungerò, certo, a Marbella, in Spagna, dove c'era un sacco di squadre che fanno partite amichevoli, e sono andato lì i primi di febbraio, no? Sono stato un po' con loro, poi siamo tornati in Cina e io ho cominciato a fare il direttore tecnico, cioè un ruolo che non esiste in Cina. Perciò io non facevo niente in pratica, io andavo tutti i giorni a vedere l'allenamento, mettevo in panchina 2 ore e poi andavo a casa, non facevo niente. Dopo 2 mesi ho dato una mano a preparare un paio di partite di Champions League, eh? Le abbiamo vinte, allora poi ho offerto una cena a tutto lo staff e gli ho detto: ragazzi, siete diventati fortissimi, potete fare senza di me, io me ne torno a casa. E sono tornato a casa. Al netto di una carriera così costellata di successi, c'è stata una brevissima parentesi infelice all'Inter. Ti interrompo subito, infelice per motivi di sintonia, di comprensione, non tanto di risultati, perché ti faccio ragionare un attimino, no? Infatti quando mi dicono: lei ha fallito all'Inter, ma avrò anche fallito, però io sono stato all'Inter 1 anno e poi ho ricominciato il 2° anno, dopo 1 mese è successo qualcosa che sono venuto via, ho dato le dimissioni, perciò sono stato 1 anno praticamente. In quell'anno lì noi abbiamo partecipato al campionato e alla Coppa Italia. Non abbiamo fatto l'altro, quel torneo che si fa per adesso. Siamo arrivati quarti in campionato, quarti. Abbiamo fatto lo spareggio con il Parma a Verona e siamo arrivati quarti, abbiamo vinto 3-1. E ci siamo guadagnati i preliminari di Champions League. E siamo arrivati in finale di Coppa Italia. Abbiamo perso 1-0 con la Lazio. E Recoba ha sbagliato rigore, pali, traversi. Non è un'annata fallimentare, no? Soltanto che c'era una assoluta mancanza di sintonia, perché a me nessuno mi ha mai perdonato la mia juventinità, che io peraltro difendevo fortemente, perché quando andavo in un ristorante oppure c'era qualcuno che mi diceva: mister, la Juve, voi rubavate. No, un cazzo si rubava, scusate la parola, eh. Tanto la potete cancellare o anche no, perché a volte ci sta bene. Non si rubava niente, noi si vinceva perché eravamo più forti di tutti, si lavorava meglio di tutti. Andava al ristorante, ma ero l'allenatore dell'Inter. La Juve voi? No, un cazzo, dicevo io. Ecco, è alla fine dell'anno, capisci? Poi l'errore mio è stato di non venire via alla fine dell'anno, nonostante avessimo fatto bene. Perciò io non la ritengo un'esperienza fallimentare, la ritengo un'esperienza molto positiva. Ho avuto la sensazione di allenare anche l'Inter, una grande squadra, dove non c'è stata assolutamente sintonia di nessun tipo. Spostandoci un po' sul tema del calcio europeo, parliamo di Chelsea. Sebbene sia terzo in classifica, dietro a squadre che sono nettamente più forti come City e Liverpool, il Chelsea di Sarri non ha mai convinto appieno sotto l'aspetto del gioco. Dunque, secondo lei, cosa non sta funzionando in Inghilterra che invece ha funzionato in Italia? Sarri è un ottimo allenatore, è un allenatore che non si può non apprezzare il calcio che propone,
è impossibile non apprezzarlo, perché è un calcio divertente, un calcio propositivo, è un calcio che mette certi giocatori in condizione di fare tanti gol. Vedi Higuain, che poi è andato alla Juventus e non ha più combinato niente di buono, e perciò sotto quel profilo. Però c'è anche un'altra cosa nel calcio che è altrettanto importante: giocare bene va bene, però ci vuole la concretezza per raggiungere determinati risultati, e allora io credo che sia, arriverà per forza Sarri a ottenere dei risultati, perché è molto bravo, ma fino adesso gli è mancato un po' di concretezza. Lei è stato l'allenatore campione del mondo nel 2006. Come si realizza un'impresa del genere durante un momento così delicato per il calcio italiano? Prima di tutto ci vogliono giocatori forti, uomini forti, grandi uomini e giocatori molto forti, e io ci avevo tutte e due, giocatori, uomini forti e giocatori fortissimi. Poi il casino è successo dopo due anni che noi lavoravamo. Noi abbiamo fatto due anni che abbiamo creato un gruppo, che c'era una voglia di venire a Coverciano, c'era un entusiasmo, che venivano i giocatori. Io volevo che i giocatori venissero anche infortunati, e mi chiamavano nella società e mi dicevano: guarda Marcello, che c'è Gattuso, per esempio, mi chiamo Gagliani, mi dice: Gattuso è con le stampelle, vuole venire a Coverciano. Ha ragione. Ma come ha ragione? C'ha le stampelle, che deve venire, perché noi tutti l'aspettiamo, perché deve far venire qua, fa in bocca al lupo ai compagni, gli fa capire quanto gli dispiace non esserci, e poi torna a casa, stai tranquillo, non lo facciamo giocare, si è rotto. È venuto, è stato lì in mezzo agli altri con le stampelle, e scherzavano: dai, smettila, fai finta di avere male, no, tutto così. Si è creato un gruppo talmente forte, talmente unito, talmente compatto, che quando e vincevamo sempre, perché poi vincevamo sempre, ci siamo qualificati e abbiamo vinto sempre. Poi abbiamo fatto tre amichevoli, siamo andati in Olanda a giocare con l'Olanda, abbiamo vinto 3-1 e con Van Basten allenatore. Poi abbiamo fatto il 1° marzo a Firenze contro la Germania, dopo mezz'ora si vinceva 3-0, abbiamo vinto 4-1. Che venne Schumacher negli spogliatoi a salutare, a fare i complimenti, dice: dove volete andare, vinciamo tutto noi, no? Dice. Insomma, dopo due anni questo gruppo era diventato così forte, così unito e così compatto, che ha saputo trasformare tutto il casino che è venuto da fuori in energia positiva. Allenatori come lei e Sacchi sono considerati come degli innovatori sotto l'aspetto tattico, persone che hanno portato idee nuove al calcio. A suo parere, in questa generazione ci sono, e se sì, quali sono i nuovi pionieri della tattica? Io vedo che ci sono degli allenatori che è impossibile non vedere come giocano bene le loro squadre. Per esempio De Zerbi è uno che fa giocare bene il Sassuolo, no? Però poi dopo c'è tutta un'altra serie di cose che bisogna vedere questo allenatore al cospetto di giocatori di alto livello, di professionisti di alto livello che guadagnano cifre esorbitanti, e come si propone, se ha la capacità, magari avrà la qualità anche per proporsi con queste persone, però è da verificare. Oppure ci sono allenatori che sono bravi a far giocare le squadre, però gli manca un minimo di concretezza, come dicevamo prima. E il mestiere di allenatore è talmente complesso che bisogna vedere. In Europa a chi non piace Pep Guardiola, a chi non piace Klopp, l'allenatore del Liverpool, Pochettino, sono questi gli ottimi allenatori, giocano un bel calcio propositivo, aggressivo, come è il calcio internazionale di adesso. Anche Guardiola ha cambiato, l'intelligenza della persona ha fatto sì che abbia cambiato, perché lui ha vinto tutto col Barcellona giocando un calcio che oggi non lo fa più nessuno, perché sarebbe un po' noioso, no? Oggi tutte le grandi squadre europee giocano 3, 4, 5 passaggi di possesso per sfuggire alla pressione avversaria, e poi verticalizzano subito sugli attaccanti, due o tre attaccanti che tagliano, non c'è più il centravanti boa, sono tutti mobili, scattanti, rapidi, tagliano il campo, si incrociano e vanno il più velocemente vicino, il possibile vicino alla porta avversaria. Questo è il calcio moderno di oggi. Lei ha vissuto delle esperienze che poche persone ovviamente possono vantare. Ci può raccontare degli aneddoti divertenti ed inediti riguardo la nazionale o la sua vita nei club che ha allenato? Ma ti racconto questo, che te la dice lunga sul clima che si era creato e che modestamente ho cercato di creare alla nazionale, no? Le prime convocazioni, prima partita Italia-Norvegia a Palermo, io chiamo i giocatori, tra i quali c'era pure Totti, e ricevo una telefonata del medico della Roma che mi dice: mister, guardi, volevo dire che Totti
non può venire a Coverciano perché si è fatto male alla caviglia e c'ha problemi. Ho detto sì, ah, va bene, sì, li faccio, però fatelo venire lo stesso perché io voglio che venga, perché voglio instaurare questo tipo di rapporto, che tutti vengano, salutano, li facciamo visitare dai nostri medici, poi se hanno male e ritornano a casa, ovviamente non li teniamo certo infortunati, no? Sì, però lui è veramente molto male, c'è la caviglia gonfia. Sì, sì, lo so, ma lo faccia venire, fatelo venire, perché io voglio che venga, che faccia saluti i ragazzi, i compagni, gli faccia capire quanto gli dispiace non essere con loro, e poi lo rimane. Sì, però lo faccia venire. Dopo mezz'ora mi chiama il presidente, non mi ricordo, era Senso, la figlia di Senso. Mister, le vuol dire, guarda, so che ha parlato col medico, mi vuol dire, ma c'è Francesco, di fare, sì, ma fatelo venire. Poi dopo è venuto, è stato a chiacchierare con me, perché io avevo voglia anche di chiacchierare con lui, no? Con lui si è creato un rapporto veramente bello. E siamo stati 2 ore a chiacchierare, perché è venuto che la squadra aveva appena mangiato e era a riposare. Poi siamo andati al campo, l'hanno preso tutti in giro, che cazzo, non c'è niente, ma guarda, ma viene, perché te la fai addosso, no? Ma affanculo, ma... Poi la sera è rimasta a cena con noi, ha dormito con noi e il giorno dopo è tornata a casa. Dopo quella volta lì, che io ho fatto venire Totti, non c'è stato più nessun giocatore, neanche uno, che, anche con la gamba rotta, che chiedeva di rimanere a casa, venivano tutti, perché io avevo fatto una cosa con il più bravo, con il più forte, con il più mediaticamente importante, ed era venuto. Hai capito? Ecco come si è creato questo gruppo. L'intervista con l'esperto Marcello Lippi finisce qui. Mister, grazie tantissimo per aver parlato di calcio con noi. Faccio una battuta. Sì, mi hai detto 4-5 volte. Secondo lei, mio figlio ogni tanto mi dice, io scherzando gli rispondo, quando mi dice, secondo te papà, secondo poche volte, amico.